Buongiorno, scusate, sono video veloce per aggiornarvi di una cosa e poi devo correre in ospedale la nostra figlia. E poi vi dico una cosa, cercherò di stare calmo, ma non sono fortemente calmo perché insomma, mi ha un po' stufato questa faccenda. Allora, se andate all'INPS vi verrà rilasciato questo documento, che è la notifica, la certificazione che voi avete compilato correttamente i dati per l'aggiornamento in merito al quadro MEF e al quadro G, che sono quei due quadri che quando facevate lo scroll dovevate semplicemente barrare per l'accettazione di ciò che vi era scritto. E questo qui ve lo rilasciano sia che facciate l'aggiornamento dati direttamente all'INPS, sia che abbiate fatto l'aggiornamento dati e chiediate un controllo, così avete un documento da far valere se ci sono delle contestazioni. Ecco, contestazioni dovrebbero essercene perché secondo chi ha il PINE controlla, leggerà in alto dati acquisiti, quindi da quel punto di vista, una volta sottoscritti i parametri, se non ci sono state variazioni. E ve l'ho detto, la cosa riguardava soprattutto i cittadini non italiani, soprattutto i cittadini stranieri, o chi aveva una pendenza penale e non aveva dichiarato. Ringraziate la signora Rina di questo, che ha tirato su la signora Rina e gli Spada, cioè che sono stati loro a far scoppiare il bubbone. Come al solito si tira dentro tutto, però. Almeno lo sapete che vi rilasciano questo documento, avete anche una prova fisica dell'avvenuta operazione e del fatto che l'operazione è stata effettuata correttamente, perché viene descritto lì. Di altre cose, stamattina ho detto, ho nostra figlia in ospedale, è una cosa seria e non ho molto tempo in questi giorni. Non è una cosa pericolosa, però, come qualsiasi genitore con un bambino piccolo, quando soprattutto una bambina di una che non è ancora arrivata un anno, abbiamo dei pensieri un po' diversi in questo momento. E qui viene fuori la seconda cosa. Io vi ho chiesto, penso 200 volte, in maniera cortese, gentile, chiamate dopo la una. Ora, ieri vi ho detto, per favore non telefonate, scrivete, vi rispondo quando posso. Niente, come se non avessi parlato. Come se io non avessi parlato, come se non avessi una vita privata. Io vorrei capire se qualcuno di voi pensa che io devo essere a disposizione 24 ore su 24, a prescindere da quello che mi succede. Cioè, veramente, io sto trovando una mancanza di rispetto perché io non vi ho mai chiesto niente, non vi ho detto se volete la linea la paghiamo noi con i nostri soldi. Non vi ho mai detto voglio più donazioni, se non mi date le donazioni, chi non mi dà le donazioni lo butto fuori come fanno altri canali che hanno 200.000 Patreon e un 3x2 ti devono ricordare che hanno il Patreon e che se non gli dai i soldi loro non vivono e sono tutte cazzate. Io l'unica cosa che vi ho chiesto è un filo di rispetto, ho una vita privata, non la devo portare sul tubo perché non sono affari delle altre persone. Vi ho chiesto solo un po' di rispetto, di telefonare quando vi ho detto io e vedo che invece ve ne fregate altamente. Perché il vostro problema singolo non lo andate a cercare nei video che ho fatto e mi sembra di non averne fatto uno o due sulle varie questioni. No, dovete per forza telefonarmi a prescindere dall'ora in cui lo fate. Come se io fossi un centralinista lì a vostra disposizione, stipendiato e tutto quanto. Come se non avessi magari dei problemi seri in famiglia. Scusatemi, io questa mancanza di rispetto non la sopporto più. Ve lo dico, adesso io al telefono non rispondo finché nostra figlia non torna a casa dall'ospedale. E dopo vedrò, perché finora di questa cosa qui ci ho solo messo soldi per la linea telefonica. Ci ho solo messo dei soldi e in cambio, e non vi ho chiesto niente. In cambio cosa ho avuto? Persone che pensano che io sia a disposizione 24 ore su 24 mi chiamavano anche le 8 di mattina del sabato. Quando vi ho detto se è una cosa urgente potete utilizzare Instagram, potete utilizzare WhatsApp. Instagram ci vuole un secondo a iscriversi, WhatsApp usate lo stesso numero di telefono, non mi sembra di aver chiesto molto, vi rispondo quando posso. Vedo che invece qualcuno sogna di fregarsene di tutto questo.
Scusatemi, io sono stanco di questa cosa. Ora vado in ospedale, mia figlia, non telefonate, se scrivete sotto i commenti, a me dispiace che ci vada di mezzo anche quelli che non hanno fatto niente, ma veramente a volte per colpa di uno pagano tutti, è vero. Ma scusatemi, ma ho una cosa personale che mi preme parecchio. Non mi sembra di avervi trascurato, di essermi sbattute le balle dei vostri problemi. Sono sempre corso avanti e indietro lo stesso. Adesso, quando ho un attimo più di tranquillità, vi faccio il video su quello che mi ha detto la signora dell'INPS. Però un minimo di rispetto lo pretendo, se no tanto vale piantarla tutta quanta lì. Perché a me sta cosa qui non è che sta facendo chissà che. Scusatemi veramente lo sfogo, ma sono un po' stanco di questa faccenda.